Senatore Bagnai. Grazie Presidente. Ringrazio anch'io il dottor Gaiotti della Banca d'Italia per aver condiviso con noi le sue prefigurazioni. Avrei due domande molto sintetiche. La prima è che, se non capisco male, la Banca d'Italia è venuta a dirci che un debito PIL superiore al 150% è sostenibile. Io non dico come la penso, ma rilevo che ci sono state altre epoche in cui per rapporti debito PIL, diciamo così, molto meno elevati, dalla Banca d'Italia provenivano enormi allarmi. Basta leggersi, non so, il Sole 24 Ore del 19 giugno 2019, allarme di Visco, che credo sia Ignazio in questo caso, debito pubblico elevato, dubbi sulla sua tenuta. Allora, bisognerebbe capire se, come dire, il debito pubblico è sostenibile quando è di sinistra, per così dire, è insostenibile quando è di destra. Questa sarebbe un'interessante aggiunta alla nota canzone di Giorgio Gaber. Poi c'è un'altra domanda che vorrei fare, più quindi desidererei avere un chiarimento tecnico, se si è in grado di darmelo. Io ho fatto una tesi sulla sostenibilità del debito pubblico, quindi sentitevi liberi di essere tecnici con me. Un chiarimento tecnico del modo, che sembra in realtà politico, con cui la Banca d'Italia, diciamo così, valuta la sostenibilità del debito pubblico. Quale strategia, quale modellistica utilizzate per fare queste valutazioni? Test di radici unitarie, analisi della stabilità di modelli dinamici, o andate spannometricamente? E se così, allora, diciamo, parliamone. Prima domanda. Seconda domanda. Mi ha affascinato una interessante scelta lessicale dell'esposizione che ho ascoltato con estrema attenzione. All'inizio la Banca d'Italia ci ha detto che la BCE ha rafforzato la dotazione del piano del PEP, d'accordo? Del Pandemic Emergency, eccetera, eccetera, Purchase Plan. Rafforzato la dotazione. Ora, dotazione in italiano allude ad un ammontare di risorse esistenti, a quello che noi economisti, supponendo che qua ce ne siano, chiamiamo un endowment, cioè un ammontare dato e accantonato, d'accordo, di risorse che stanno da qualche parte. Quindi la domanda è: ma questi 500 miliardi di rafforzamento della dotazione, ci sta dicendo la Banca d'Italia che la BCE ha da qualche parte in un forziere questi 500 miliardi? E se ce li ha, chi glieli ha dati? Oppure, come sta scritto nei libri dove ho studiato economia ci sta dicendo la Banca d'Italia che la BCE si impegna ad emettere 500 miliardi? Perché le due cose ovviamente sono diverse. Nel primo caso stiamo parlando della moneta come risorsa scarsa, nel secondo caso stiamo parlando del mondo reale, cioè di un mondo dove la banca centrale può decidere se emettere o meno moneta, e a quel punto la decisione se emettere o meno moneta è una decisione politica, non è una decisione in qualche modo soggetta a un vincolo fisico, come potrebbe essere quello, per esempio, della quantità di oro esistente sul nostro martoriato pianeta. Non so se sono stato chiaro. Quindi, punto primo, quali sono i metodi e le tecnologie econometriche o economiche in base alle quali il debito un giorno è sostenibile e un giorno no? Punto due, che cosa si intende per rafforzare la dotazione? Cioè, se ci sta dicendo che ci sono 500 miliardi in bilancio della BCE già pronti, oppure se ci sta dicendo che la BCE emetterà moneta. Perché allora si pone, lo ribadisco, la scelta del perché l'emissione di moneta viene fatta in certe circostanze e non in altre, e si ribadisce il fatto che l'emissione di moneta è una decisione politica. Grazie. Sulla sostenibilità del debito e sulla dotazione del fondo PPP. Ma sulla sostenibilità del debito, di nuovo, dal punto di vista tecnico, chiederei eventualmente, forse se ha qualche commento, al mio collega Balassone di intervenire. Tenderei a dire che noi non credo che abbiamo mai detto, neanche nei periodi peggiori della crisi, che il debito italiano non è sostenibile. Questo ce lo dicevano gli altri, e noi abbiamo
credo, efficacemente contestato questa visione sbagliata in tutte le sedi. E abbiamo sempre detto che il debito italiano è sostenibile, ovviamente nell'ambito di un insieme di politiche e di comportamenti ragionevoli. E quello che più specificamente diciamo in questo caso è che resta vero anche a livelli più alti del debito, ma non stiamo mica dicendo che va bene, credo che sia scritto abbastanza chiaramente nella relazione. Crediamo che mantenere il debito su livelli dell'ordine del 150% sia molto pericoloso, non perché non sia sostenibile dal punto di vista dei modelli, ma perché basta uno shock, un aumento del costo del debito. Abbiamo visto del resto, abbiamo visto tutti come la Germania è stata in grado di reagire alla crisi pandemica e i problemi che abbiamo avuto noi per mettere insieme una risposta simile. E questo mi sembra esattamente quello che intendiamo dire. Cosa intendiamo con l'aumento della dotazione? Non so se seguo tutti gli aspetti della domanda. Molto semplicemente, è stata una decisione politica, certo, è stata una decisione di politica monetaria. BCE, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso che il programma di acquisto di titoli che crea base monetaria durerà fino a giugno del 21 e sarà impiegato per una somma fino a attualmente 1.350 miliardi. In questo senso ho parlato di dotazione. Dotazione, molto chiaramente, quello che ha anche detto molto chiaramente molti membri del Consiglio direttivo, la stessa Presidente, Philip Lane, questi soldi saranno spesi. Ho usato il termine dotazione perché questa è la decisione tecnica che è stata presa, ma l'intenzione del Consiglio è di utilizzarli appieno. È una decisione politica, ripeto, sì, di politica monetaria. Dunque, vado avanti. Poi mi pare che l'ultima questione rimasta aperta era quella relativa alla sostenibilità del debito, ai metodi che utilizziamo. Beh, in banca noi utilizziamo un ampio set di strumenti, non utilizziamo il test della ratice unitaria che è stato citato perché quello è un test essenzialmente backward looking, si dice, cioè guarda all'indietro, si basa sul fatto che il debito è stato sostenibile finora, quindi è poco informativo per il futuro. Noi quello che facciamo, facciamo delle previsioni di lungo periodo per i conti pubblici, basate anche sulle variabili demografiche e sull'andamento verosimile della produttività, della partecipazione al mercato del lavoro, delle spese pubbliche connesse con l'invecchiamento della popolazione, questo su un orizzonte di molti anni, le fa anche la Commissione europea, le fanno anche altri organismi internazionali. E su questa base valutiamo la sostenibilità di lungo periodo del debito pubblico. Altra cosa sono i rischi di rifinanziamento e quelli sono invece rischi di più breve periodo e come ha detto giustamente il dottor Gaiotti poco fa, non abbiamo mai sostenuto come Banca d'Italia che ci fosse un problema di sostenibilità del debito, assolutamente. Ci siamo sempre limitati a rilevare che un debito elevato in rapporto al PIL espone il Paese ai rischi di crisi finanziarie, che sono questione diversa dalla sostenibilità delle finanze pubbliche. Grazie. Grazie. Presidente, Terminiamo qui. Ecco. sì, mi chiedevano una piccola replica, anche se inusuale. Prego, Presidente Bagnai. No, perdonatemi, non è una replica, solo una precisazione perché mi rendo conto che una delle mie domande non era chiara, quindi posso aver fuorviato gli interlocutori. La domanda riferita ai 500 miliardi era molto semplice. Da dove vengono? Cioè, da dove vengono i 500 miliardi che saranno utilizzati per acquistare titoli? Perché qualcuno sostiene che vengano dalla raccolta fiscale. Ci può chiarire se vengono da lì o da dove vengono? Dove li trova la BCE questi miliardi? Tutto qui. Prego. Ripeto, questa è una decisione di politica monetaria che vuol dire trattasi di emissione di moneta, che è quello che fa una banca centrale. Non sono consapevole di qualcuno che argomenti diversamente, su questo mi scuso, ma come qualsiasi banca centrale, la Banca Centrale Europea acquista titoli e crea moneta, crea proprie passività per sostenere l'economia. Tutto qua. Grazie. Terminiamo Grazie allora anche da qui noi. l'audizione che
Allora, riprendiamo alle 10:15 con l'ufficio parlamentare di bilancio.